Primo febbraio, quarta domenica del tempo ordinario. Continuiamo a seguire Gesù che dal lago di Galilea passa nella sinagoga di Cafarnao. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga di Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Dalla riva del mare, che era stata descritta nel Vangelo di domenica scorsa, si passa ora alla città, al vicino piccolo centro di Cafarnao. Gesù si reca qui di sabato, il giorno centrale della settimana, nella tradizione biblica, il giorno della preghiera, il giorno della fede, e comincia ad insegnare. Non si tratta di un insegnamento che assume, almeno all'inizio, i toni della rottura rispetto alla tradizione. Gesù si reca nel luogo tradizionale, legge la parola di Dio, come usavano fare i rabbi, e poi comincia a spiegare le letture festive. Però il vino nuovo che Gesù porta spacca subito gli otri rispetto all'insegnamento degli scribi, che si limitava ad una lunga serie di citazioni degli autori passati, ripeteva il messaggio di altri. Gesù viene a dire una cosa nuova. Gesù si confronta col testo della parola di Dio e, senza nascondersi dietro le spiegazioni degli antichi, dà ora una lettura che denota tutta la sua autorità. Parla dalla pienezza del suo cuore. Si caratterizza come il vero maestro, il portatore dello Spirito di Dio, il Signore della parola. Gesù si interroga e lascia che tutti siano interrogati da una parola che nelle sue labbra ridiventa viva. Questo comporta problemi e gli costerà la vita. Quanto è differente questa lettura che fa Gesù da quella che a volte facciamo noi. Una lettura impersonale che non ci compromette. Gesù non fa così. Gesù insegna con un'autorità del tutto nuova, perché non è un predicatore di professione. La sua autorità gli deriva dal suo rapporto con Dio, così intenso e profondo che lui, che è la luce, mette subito in rilievo le tenebre. Per questo il demonio, che si era ben mimetizzato dentro uno dei tanti che stavano dentro la sinagoga, viene fuori e grida: «Tu sei il Santo di Dio». Chissà per quanto tempo il demonio si era trovato perfettamente a suo agio dentro quella sinagoga, ad ascoltare una parola di Dio
che era ripetuta come una parola noiosa e stanca, che non disturbava nessuno, perché non veniva dal profondo del cuore e non era forse accolta con pienezza di fede. Ora, venuto Gesù, sulle sue labbra, quelle antiche parole prendono nuova forza e dimostrano tutta la loro potenza di essere parola di Dio. Quando la parola viene proclamata in tutta la sua pienezza, è una parola che sconvolge, che disturba, che spiazza tutti i demoni, piccoli e grandi, non solo che vivono accanto a noi o fuori di noi, ma anche i piccoli demoni che stanno dentro di noi. Sono spiazzati da questa azione di Gesù. E il commento della gente che dice: che cosa è mai questo? Questa parola nuova. Non si tratta in realtà di una parola nuova, la parola di Dio, che ci è consegnata nelle scritture è sempre la stessa, ma di una fede nuova in colui che la proclama e di una disponibilità nuova in coloro che l'ascoltano. Questo vince il male e scaccia il demonio. Forse nelle nostre vite i nostri piccoli demoni non vengono disturbati dall'ascolto della parola, perché a partire da noi preti dovremmo proclamarla con più fede e con più pienezza di cuore. E i cristiani dovrebbero accoglierla con un cuore più aperto e fiducioso nella potenza di Dio. Allora sì, che la parola, come quel giorno a Nazareth, cambierebbe la storia.